Stazione Itaca. Il mondo in movimento. Con Francesca Pipitone. Benvenuti e bentrovati a Stazione Itaca. Abbiamo con noi il nostro ospite di oggi. Vi avevo già preannunciato in apertura, Francesco Gabrielli. Benvenuto Francesco a Stazione Itaca. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, stanchissimo, immagino, anche perché il debutto risale a 2 giorni fa di questo spettacolo che si intitola Tutto Shakespeare in 90 minuti. Esatto, sì, ormai ci siamo anche un po' riposati, però ecco, venivamo da una sessione di prove abbastanza dura, ecco, 15 giorni di prove serrate, molto tirate. Serrate. Allora, prima di parlare dello spettacolo in sé per sé, poi magari di raccontare ai nostri amici dove possono venire a vedere la compagnia, parliamo di te, Francesco, della tua storia di attore. Sì, niente, io sono nato a Firenze, ho 17 anni, ho sempre avuto questo pallino di fare l'attore, fino a quando ero un ragazzino, andavo agli scout e facevo le scenette, mi ricordo, facevo pure le regie, le piccole scenette. E cominciai col primo corso di teatro con Nicola Zavagli, che è un allievo di Ugo Chiti, e poi ho fatto il laboratorio 9 di Barbara Nativi di Sesto Fiorentino. Ho fatto 3 anni lì, poi mi sono trasferito a Roma e ho cominciato con le prime particine e via dicendo. Ecco, ho avuto la fortuna di iniziare con Mario Monicelli in cinema. E mi prese per fare un piccolo ruolo nel suo film del 98, Panni Sporchi. Facevo sì. Un carabiniere, facevo l'uomo di Gigi Proietti, sì, un carabiniere sì, Gaio. Sì. Mm. Quindi tanta lì, esperienza oltre al studio ed esperienza insieme, come in 2 binari paralleli, giusto? Sì, infatti, come mi disse Proietti, mi disse: ma che cosa fai te? Inizia a elencare i corsi che avevo fatto, mi disse: sì, ma mo basta, devi lavorare. Bisogna lavorare a un certo punto. Bisogna fare... riuscire a lavorare, perché sennò poi insomma non si può vivere di soli corsi, anzi i corsi poi si pagano e quindi diventa... Purtroppo si pagano, sempre spesso sono anche un po' truffaldini, insomma. Ecco, mettiamo un attimo in allerta i nostri amici che magari hanno la stessa tua passione, vorrebbero recitare, fare teatro, insomma, da cosa si accorgono se un corso è truffaldino o meno, per esempio, vista la tua esperienza, chiaramente? Guarda, io ci ho scritto anche un libro su questa cosa, si chiama Le faremo sapere, che sono la storia di 15 anni di provini in giro per l'Italia, che esce solo online, volendo si trova, però praticamente io ho raccontato un po' le mie esperienze, anche se negli anni 90 io purtroppo non avevo il mezzo di internet, che adesso è molto utile, perché insomma basta googolare un po' con un nome e cognome, sì, chi ti propone il corso, oppure il nome della ditta, e se qualcuno ha avuto da che fare cose brutte, insomma l'ha scritto da qualche parte. Anche io ho un blog dove spesso ci scrivo truffe o cose varie. Ecco, diciamo scusami Francesco se ogni tanto ti interrompo, diciamo come si chiama il blog, così sempre i nostri amici con carta e penna segnano. Su WordPress, digitando Francesco Gabrielli, wordpress.com, si chiama Chiacchiere e pensieri di un bischero. Perfetto, così trovano anche insomma gli appunti. Quindi, però negli anni 90, anch'io li ho vissuti quegli anni e qualche provino l'ho fatto anch'io, allora negli anni 90 non c'era a disposizione di noi italiani internet, perché magari in altri paesi, Stati Uniti o altro, si poteva trovare qualcosa, in Italia no. E quindi negli anni 90 capitava di beccare, a Roma si dice, delle sole pazzesche. Io ne ho beccate 2 personalmente, una con un book e una con un corso di appunto operatore televisivo che mi avevano promesso che dava tanti sbocchi, sì, e vennero a casa mia con i miei genitori, insomma 5 milioni lo pagai. 2.500 euro di oggi. Sì, ma no, è anche 5.000 di oggi, perché 5 milioni negli anni 90 erano 5 milioni, sì. Per cui poi invece non uscì niente, perché non c'erano contatti, era solamente imparare un po' a montare, ripeto, a usare la telecamera, però insomma ecco, qualcosina mi è servito, ma tutto cose mie, ecco, un bagaglio mio, loro contatti, nulla, assolutamente niente. E poi un altro mi fece fare un book con 4 milioni, me lo fece pagare, 10 foto, 10, non è che ha fatto 100 scatti e me ne ha date 10, no, fece proprio 10 foto. E tu per la serie buona la prima, cioè nel senso proprio 10 erano sufficienti per lui. Book,
Sì, che avrebbe girato in agenzie, che avrebbero visto tutti, invece il book poi me lo dette a me in mano e disse: ma che ci faccio col book? Io non ho contatti, non ho niente. No, ma vedrai, vedrai, niente, insomma. Beh, d'altro canto poi il book alla fine te lo chiedono, però insomma se devi portarlo tu non lo paghi 4 milioni o 2.000 euro o 4.000 euro, insomma, ecco. Lo pagai così tanto perché speravo in una sua operazione di pubblicità, certo. Invece niente, sono, ogni tanto mi davo un casting su qualche spot, ma erano cosine inne proprio di Firenze, robine. Robine. Senti, invece l'agente, parliamo del famoso agente che peraltro è anche difficile trovare. E adesso purtroppo è difficile perché c'è tanti attori, c'è tante e tante attrici soprattutto, e le agenzie sono tra colmi, per cui che non sei veramente un volto che proprio buca lo schermo, oppure ti prendono se hai già fatto tante cose, ma proprio tante, cioè devi essere già quasi famoso per essere preso da un'agenzia che conta tanto, ecco, perché alcune agenzie hanno proprio pacchetti di attori che vendono ai film, cioè dici mi prendi, faccio un esempio, mi prendi Raul Bova e insieme però mi prendi anche altri 10 attori miei, se no non ti do Raul Bova, per dire. Questo è anche un discorso. Poi ci sono anche le finte agenzie, come dicevo prima, che chiappano chiunque, chi c'è proprio, e si fanno dare l'iscrizione, per cui chiunque vi chieda soldi, anche 10 euro per iscriversi, non è serio. Non è proprio il caso, perché loro lucrano su questo. Insomma, sì, sì, no, stabiliamo anche che le agenzie serie non chiedono soldi, chiedono il vostro curriculum, la vostra foto, se siete fortunati e se vi prendono, ed eventualmente poi guadagnano una percentuale su quello che viene dato all'attore, su quello che guadagna. Lavora. Peraltro, se uno lavora, se uno non sta lavorando, chiaramente all'agenzia non deve pagare nulla. Quindi le agenzie che si propongono e vi chiedono soldi e vi prometto di farvi lavorare, state tranquilli che stanno lavorando loro con i soldi vostri, giusto? Ho sintetizzato? Certo. Alcune agenzie diciamo possono favorire un fotografo, no? Guarda, noi abbiamo, se ti serve un book te lo facciamo noi, insomma non è che se una ora vi chiede truffaldina, però insomma un book c'è anche chi ve lo fa professionalmente a 100 euro, per cui non andate a spendere più di tanto, perché io ho pagato anche 400, ma insomma l'ho fatto molto 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 professionale. Guarda, io per citare due nomi a Roma che tu forse probabilmente conosci, c'era il famoso Zecchinelli che veniva in soccorso degli attori, e era una persona buonissima, straordinario. Il mio ultimo book l'ho fatto con lui. Ecco, io ho fatto i miei con lui e tanti altri amici lo hanno fatto con lui, addirittura ragazzi vi dava i negativi, quindi vedete la persona, cioè proprio vi diceva guarda senti dammi proprio quello che mi deve, perché si rendeva conto che la persona stava in difficoltà, che le fotografie gli servivano per lavorare, a parte che bravissimo. Poi c'era anche Massimo Rubini, anche lui si comporta abbastanza bene, molto bene con le persone, ma Tony Zecchinelli è una persona straordinaria che tutti... il primo e l'ultimo, ecco. Book con lui, io ne avrò fatti nel 99 questo qui è l'ultimo barbuto e senza sbarbato con lui, ma poi è una persona che mette a proprio agio Norbert, è una persona che mette a proprio agio, ti passi pure una bella giornata, nel senso che comunque una chiacchierata, una chiacchierata. Insomma sì, è veramente una persona straordinaria, lo salutiamo e credo che sia rimasto nei cuori di tantissimi attori, aspiranti attori e persone che insomma hanno fatto un book, e Tony Zecchinelli sia nei cuori di tutti loro. Senti Francesco, prima di parlare di altro, una breve pausa musicale e poi ci ritroviamo insieme. Benissimo, a dopo. D'accordo. Abbiamo ancora con noi Francesco. Allora Francesco, parliamo dello spettacolo Tutto Shakespeare in 90 minuti, che sembrerebbe un'opera. Come si fa a fare tutto Shakespeare volendo in 90 minuti, volendo? Allora, innanzitutto bisogna dire che è uno spettacolo comico, sì. Ecco, perché alcuni mi fermano, mi chiedono ma è uno spettacolo serio, oppure perché leggono Shakespeare, allora su Shakespeare si alza le mani, non è che si può toccare Shakespeare. Invece no, è un spettacolo diciamo quasi di cabaret, perché è un rifacimento dello spettacolo The Complete Work of William Shakespeare di Adam Long, che è un autore inglese, che negli anni 90 ha spopolato, insomma, ecco, sì. Penso lo facciano ancora oggi, per cui l'abbiamo riadattato, è stato tradotto e riadattato con la regia di Alessandro Benvenuti, con il quale ho la fortuna di collaborare da 13 anni, diciamo, ho fatto 3 o 4 spettacoli con lui, l'hanno fatto già l'anno scorso con Gaspare Zuzzurro e Maurizio Lombardi, che poi purtroppo Zuzzurro, sì, Andrea Gambilla, insomma, ci ha lasciato.
per cui Alessandro ha preso il suo posto e io ho preso il posto di Maurizio Lombardi. E con voi c'è Nino Formicola, chiaramente conosciuto forse ai più per Gaspar. Certo. In arte Gaspar. In arte Gaspar. E appunto è uno spettacolo molto molto divertente, perché tentiamo, ci riusciamo insomma, di rifare, di recitare, ecco, perlomeno tutte le commedie, le tragedie di Shakespeare in 90 minuti, perché lo spettacolo dura proprio 90 minuti. Mm-hmm. E, mi ricorda qualcosa perché... Sì, ti dicevo, a proposito di anni 90, mi ricordo, forse li avrai visti anche tu, c'era la compagnia dei Picari con Augusto Fornari, Marco Simeoli e Roberto D'Alessandro, che fece una cosa del genere con la Bibbia, credo la Bibbia in 90 minuti, se non ricordo qualcosa o qualcosa di simile, ed ebbe uno straordinario successo. Voi avete tantissime date perché siete in scena fino a metà maggio, credo, no? Fino al 18, sì, mi sembra. Sì, abbiamo uno stop, aprile non andiamo in scena. Sì. Abbiamo febbraio molto molto pieno, marzo metà mese, aprile niente, e maggio abbiamo due settimane al Lido di Ostia, per cui per gli amici romani che volessero venire a vederci, siamo vicini, insomma, fa anche calduccio a maggio, per cui si può andare verso il mare. Beh, è piacevole peraltro, insomma, se il tempo regge è piacevole, se è arrivata la primavera, sì, si va verso l'estate, insomma, per staccare un attimo, respirare un po' d'aria buona, insomma, uno va al mare e poi gode d'uno spettacolo interessante, che tra l'altro, insomma, poi avvicinandosi, per chi non fosse avvezzo a leggere testi seri, come dicevi tu, o impegnati, ecco, chiamiamoli impegnati, perché uno spettacolo comico o una commedia è assolutamente teatro serio, anzi, per far ridere bisogna essere estremamente bravi. Sì, anche perché noi recitiamo proprio Shakespeare, cioè sì. Non è che cioè ci sono interi pezzi di, cioè, di Romeo e Giulietta, noi recitiamo proprio le frasi originali di Romeo e Giulietta, Amleto reciterà Amleto, poi ci sono queste incursioni cabaretistiche che faranno ridere, ecco, è tutto lì, però ecco, è serio, c'è, cioè, uno spettacolo comico ma serio, perché Shakespeare è serio, ecco, quando si legge Shakespeare è Shakespeare, non certo, si scappa. E nell'interpretazione che poi viene fuori la comicità e nell'impostazione di regia e nel modo di interpretarlo. Sì, poi insomma Alessandro e le incursioni, come dicevi tu, ci ha messo il suo zampino, per è cui chiaro, insomma da vecchio tra virgolette comico dei Giancattivi, insomma, e anche Nino Formicola, che al tempo di Non Stop, di La Sberla, insomma, loro avevano fatto insieme questi programmi televisivi negli 80, insomma, si nota il suo zampino, la sua regia nei suoni, nei gesti, insomma, ci ha diretto molto bene, ecco. Francesco, io ti ringrazio per essere intervenuto a Stazione Itaca, in bocca al lupo a te, chiaramente a tutta la compagnia, so già che lo spettacolo sarà seguitissimo, quindi incrociamo tutti le dita e speriamo, insomma, di poter venire a vedere lo spettacolo presto. D'accordo, troviamo il link un po' dappertutto su internet. Veneto, Sonia, siete in Veneto. Comunque, per trovare il link con tutte le date dello spettacolo, diamo indicazioni ai nostri ascoltatori. Le potete trovare anche su Facebook, abbiamo creato l'apposita pagina Tutto Shakespeare in 90 minuti, se no sul sito degli artisti associati, che è la produzione, e adesso siamo a Castelfranco Veneto, domani saremo a Mestre, poi Schio, San Giovanni Lupatoto, Cavarzere, poi c'è una piccola pausa e continuiamo, insomma, ecco. In bocca al lupo, del Veneto, se siete in Veneto ci trovate. Perfetto, crepi il lupo, ancora grazie, ciao, a presto Francesco. Grazie a te, ciao Francesca, ciao. Stazione Itaca. Il mondo in movimento. Con Francesca Pipitone.